Ciao amici di Live Brescia Music, stasera mi trovo a Ciliberghe di Mazzano, sul palco del Full House of Music, e sono in compagnia di una band genere metal. Loro sono gli Skarn, eccoli qua. Un bel applauso. Andiamo subito a conoscere la band. Francesco alla chitarra, eccolo qua. Alex alla batteria, lo io il microfono. Oh, grazie. Manuel alla basso e voce. Rock and roll, baby! Un applauso ci vuole per Manuel. E Leo alla chitarra. Perfetto. Allora, ciao ragazzi, voi so che siete nati nel 2008 e avete cambiato in questi anni anche un po' la formazione, e so che avete partecipato, sono simpatici voi, avete partecipato a molti contest, lui è cantante, non solo cantante, anche cabarettista, è vero? Allora, parlo subito con te, Manuel, allora, io so che voi siete qua perché state portando in giro un vostro ultimo demo. Vogliamo parlare di questo demo che si chiama Veleno, che prende il nome da una canzone. Veleno, sì. Praticamente è un pezzo... Come te lo dè? Si scaglia un po' contro la schiavitù moderna che è della televisione, praticamente. E, dopo la sentirete, come il testo e tutto quanto. So che poi ci potete ascoltare anche altri brani, non solo questo. Altri brani, in italiano naturalmente, dove ci facciamo capire. Ma una cosa, i brani ve li scrivete voi, ve li arrangiate voi, oppure c'è una quinta, la stessa persona che vi dà un aiuto? Fate tutto voi. No, viene fuori tutto dalla nostra pazzia, completamente. Dalla vostra pazzia. Sì. Io so che non siete nuovi a venire qui a Brescia, perché 2 anni fa avete già partecipato a un contest, sì. Veramente, vero? Sì. E so che poi, come avevo accennato prima, avete partecipato a tanti contest nel nord Italia, siete reduci da concerti, da presentazioni di CD e così via. Sì, abbiamo fatto diverse manifestazioni, tour regionali, vabbè. E poi abbiamo avuto l'onore di... quando è stato? Febbraio? Al Rock and Roll? Giugno dell'anno scorso abbiamo avuto l'onore di aprire il concerto per Blade, l'ex cantante di Iron Maiden. È stata una bella esperienza. E poi anche vi ispirate anche ad Iron, vero? Cioè... Qualcosina sì. Nei pezzi si sentiranno sicuramente delle influenze maideniane, qualcosa... Ognuno di noi ha portato qualcosina, insomma, nelle proprie influenze o... Veniamo da 4 scuole diverse. Da 4 scuole diverse. Bene, allora vogliamo anche ricordare ai tanti amici che ci stanno guardando e che poi guarderanno questa nostra intervista. Avete dei contatti dove... di Facebook, siti internet, dove c'è la vostra presentazione, potete ascoltare i vostri brani? Su Facebook, Skarn Rock, poi su YouTube potete trovare dei nostri video live, appunto dei pezzi registrati del demo, sono anche disponibili su YouTube da ascoltare, e poi niente. Noi siamo qui stasera per divertirci e farvi divertire. Benissimo. Allora adesso vediamo, raga, il palco. Il palco regge, non preoccuparti, il palco regge. Io concludo qui, amici di Live Brescia Music, la nostra divertente intervista. Francesco, vuoi dire qualcosa? Volevo fare un saluto a Marcello di Mondo Metal, Vincenzo Ferrara, grandissimo Vincenzo Ferrara di Web Radio Network di Milano. E niente, buon divertimento. Io saluto gli Iron Maiden e i Metallica. Un saluto particolare al grande Zach Wilde del Black Label Society, yeah. grande amico degli Skarn. Ringraziamo Luca Alfino che ci ha ospitati in questo locale. Io l'ho chiamato, ma anche Giampiero, nonché Giampiero. È lui che ci ha permesso di... perché noi siamo qua per un contest, e stasera è proprio la finale, la finalissima della seconda edizione del contest qui al Full House of Music. Loro sono, come avete già capito, i nostri ospiti della serata.
Ebbene, adesso ragazzi, so che fra qualche minuto ci farete ballare con la vostra bellissima musica. Io, amici di Live Brescia Music, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata con un'altra band e un'altra bellissima storia da raccontarvi. Ciao a tutti e buona serata a tutti, ragazzi. Iscari, da Bolzano.